Questo qua è un... Chi conosce PubMed? Okay. È un archivio online di esperimenti scientifici, giusto? Che di ricerche. E questo è... hanno fatto una ricerca, Università del Pakistan, mi pare, sul testare il palazzo della memoria. Ci hanno diviso gli studenti di medicina in due gruppi per studiare il diabete mellito e quindi volevano vedere se il palazzo della memoria li aiutava ad andare meglio ai test. Hanno costruito il palazzo insieme alla professoressa, eccetera, eccetera, e alla fine è uscito che abbiamo osservato un incremento altamente significativo nel numero di risposte corrette date alle domande dagli studenti a cui era stato insegnato l'insulina e il diabete mellito attraverso lezioni didattiche e il sistema dell'OCI, cioè il palazzo della memoria. Quindi, che cos'è il palazzo della memoria? Il palazzo della memoria è una tecnica di 2500 anni che ti permette di inserire le informazioni direttamente nella memoria a lungo termine. Quindi, come funziona il palazzo della memoria? Basta trasformare le informazioni dei tuoi esami in immagini mentali e poi posizionarle in dei posti immaginari. Tornando in quei posti immaginari, le immagini saranno lì ad aspettarci. Avete visto? Chi ha mai visto la serie TV Sherlock Holmes? Sherlock, ok? È una serie TV bellissima, vedetela. E praticamente lui ha una memoria assurda grazie al palazzo della memoria. Ovviamente è finzione, però più o meno funziona così. E quando deve risolvere un caso e tipo gli serve il peso specifico di un determinato materiale, perché fa uscite fuori dalla stanza, deve entrare nel mio palazzo della memoria, lo chiama palazzo mentale, e quindi lui esce tipo, vedetelo, è fighissima la serie, è lui che va tipo nei palazzi mentali a cercare le informazioni, ed è quello, cioè io all'esame mi sentivo così.